Siamo alle comiche, siamo alle comiche, uh, adesso devo per forza rispondere uh, No, in realtà non devo, lo faccio con piacere perché quello che, che sta avvenendo è, è ridicolo, è assurdo e patetico uh, Allora, ho fatto una live in cui mi hanno gentilmente invitato degli ex uh, youtuber con cui uh, mi interfacciavo tanto tempo fa quando avevo ancora i capelli eh, Proprio agli inizi, agli inizi e quindi ovviamente, visto che attiro così tanto, eh, tanto interesse da parte di questi, di questi soggetti veramente tristi, eh, hanno ben pensato di riandare tutti sotto quel canale a diffamarmi e a dire falsità su di me, ma anche negando l'ovvio. Cioè, oltre a continuare a non aver mai portato un controesempio ai cinque paper che ho pubblicato quest'anno, manco un controesempio, ma mai un paper firmato con un risultato diverso, mai un'email, tutto completamente anonimo, mentendo sapendo di mentire, in cui mi si dà del millantatore, di tutto... Invento le formule, banco dei cattivi. Avete la live in descrizione? Potete andare e verificare che quello che vi mostrerò in questa live è veramente assurdo. Ok. Ora io voglio i nomi di questi soggetti. Se hanno il coraggio di firmare le, le, le falsità che scrivono, addirittura avrebbero scritto: Ma arriviamo poi ai problemi. ademai, mai? Cerca una live interessante. Um, avrebbero scritto che io andrei sul mio uh, profilo di ResearchGate a cliccare 1700 volte. Visto che poi fanno anche il controllo della provenienza, c'è cioè, scritto sul sito, quindi con 1000. 700 dispositivi diversi. Mm. È, è credibile questa cosa. Spero che la possano dimostrare. Ma adesso speriamo di, che possano anche dimostrare che tutta la matematica che loro dicono che io non conoscerei, eh, traviserei, eccetera, si è sbagliata. Non sto più facendo detrazione, ragazzi. Ho problemi di salute. Dovrò fare delle nuove visite. Quindi ora mi concentro su questo. Pure per quello speravo di essere lasciato in pace, ma a quanto pare non è così. Allora vediamo. Allora mi accusano in una live di due ore, eh, diciamo un'ora e mezza molto caciarona. Molto così mi accusano di aver sbagliato due cose di matematica gravissime. In una live del genere, poi il contenuto è proprio quello. Si parlava di matematica in quella live. Allora vediamole un po' insieme. La prima è più facile, la seconda è più difficile. Partirei da quella difficile, ma facciamo quella facile. Così gli diamo subito il contentino, no? Allora, il problema è questo, risolviamolo insieme, affrontiamolo insieme. L'avevo creato uh, così al volo per un, altro, per un ragazzo che mi aveva chiesto un problema per dei motivi anche più, più alti, uh, però mi dispiace, magari poi ne inventerò un altro e lo usiamo noi, visto che comunque l'avevo accennato lì in live e ha, ha suscitato veramente questo patetico... Questa bodega corsa, tra l'altro, di account che mi avevano diffamato gravemente, cancellati dall'autore e ricreati con lo stesso Nick e lo stesso Avatar. E io gli urli diversi dei canali di entrambi, cioè veramente. Siamo alle comiche, altri che affermano di vantarsi di avere lo stesso account, di averlo ricreato, cioè se lo dico da soli e parlano al plurale e si mettono i like da soli, quindi proprio in gruppo, proprio come i darsi della zappa sui piedi da soli. Ma almeno vediamo se dicono cose utili questi soggetti. A qualcuno ha levato il like. Mi spiace, va bene, spero di Recuperarlo, allora il problema è questo: cos'è più stupido, no? È una rivisitazione personale del problema delle ninfee. L'avevo rivisitato in questa maniera, ma glielo ho proposto in maniera più semplice. Vi do la versione che ho proposto lì. Um, allora abbiamo una popolazione di cavallette, okay, che, uh, che quadruplica ogni giorno: in realtà era ogni settimana, l'ho semplificato in ogni giorno. Al cinquantesimo giorno, questa popolazione di cavallette pesa 10 kg, poniamo a mezzogiorno del cinquantesimo giorno. In tutto facciamo finta che inizi a mezzogiorno del primo giorno e passano 49 o 50 giorni. Ora decidetelo voi. Comunque facciamo che dopo 50 giorni fissiamo un tempo X eh, T0 e eh, dopo eh, T0 più 50 giorni abbiamo esattamente questa popolazione qui, qu quindi 24 per 50 ore. La popolazione non sappiamo quanto è numerosa, ma sappiamo il peso e pesa 10 kg. Io vi chiedo. Quando è che questa popolazione di cavallette pesava 5 kg? Quindi la metà. Allora vediamolo matematicamente. Prima vi faccio rispondere voi. Allora in questo problema c'è un trucchetto perché mi è stato chiesto un problema di logica, non di matematica. Quindi bisogna ragionare sui dati e i dati non sono dei numeri. Abbiamo un'unità di misura e abbiamo un oggetto che stiamo misurando. Okay? L'oggetto, chiamiamolo così, è la cavalletta. Quindi è una popolazione di cavallette, non di eh, quark top, eh, quark bottom e altre che ne so, particelle assurde, eh, elementi matematici epsilon piccoli a piacere. No, qui abbiamo delle cavallette. Le cavallette mediamente pesano 71 grammi. Ma a noi non interessa, poniamo anche che una cavalletta microscopica di un pianeta alieno possa essere grande quanto un atomo, ok? A noi va bene anche grande quanto un atomo di, di idrogeno. Ma in qualsiasi modo dovrà esistere sulla Terra, no? Se no, non posso neanche replicarsi. Se no, non le avrei chiamate cavallette, le avrei chiamate numeri, le avrei chiamate uh, X-bit in un'altra maniera. Ok, allora ogni giorno raddoppia. Allora dopo 49 giorni pesa 5 kg? No, perché quadruplica ogni giorno. Quindi ogni giorno hai 4 per. La, la, la variante classica era quella delle ninfee o dei virus no? che si replicano. E nel caso delle ninfee, dell'area che vanno a occupare di uno stagno. Ora le ninfee si possono anche sovrapporre. In genere si fa con 20. E comunque, quando l'ho visto io quel problema, in genere è 2 alla 20 la serie. Quindi 2 alla 19 è la soluzione. Ma 2 alla 19 è un numero grande. <ride> Ora possiamo anche andare a calcolare. Ma tra virgolette, con un'attinenza col mondo fenomenico che viviamo. Probabilmente lo stagno dovrebbe essere immenso. Lo possiamo andare a calcolare, qualcuno mi può dire quanto vale 2 alla 19, 2 alla 20, ma le vi ho detto, si possono sovrapporre, tra l'altro. Ora andiamo a vedere invece il nostro problema. Il problema è un problema, io lo, lo intendo così di logica, quindi tu devi applicare e sfruttare tutti i dati, non è che puoi dire allora non mi interessa e vado con i parocchi, quella è stupidità, quella è proprio stupidità, il problema è mal posto, no, tu se cioè, vedi una cosa, una formula che non va come sperano di fare con me, tu dici quella formula non rappresenta quello che sta dichiarando no? e quindi trovi la soluzione. Ora la soluzione di questo problema è che questa serie che vi ho dato così non può essere lineare, non è possibile, l'incremento non può essere costante. Ora vediamo perché questo è fondamentale. Per risolverlo, allora noi abbiamo una serie, quindi poniamo che il peso facciamo così poniamo che il peso P tilde sia quello finale, quindi 10 kg. Quindi non ho molto spazio, ma mi servirà. Poniamo che la metà, quindi P tilde mezzi, sia 10 mezzi kg, quindi sia 5 kg. Allora, io vi ho detto che quando la nostra serie, che in particolare ha come base 4, perché stiamo quadruplicando ogni giorno. Dopo che abbiamo, siamo andati avanti per 50 quadruplicazioni, dopo 50 giorni, la nostra serie 4 alla x per p sarà proprio uguale a p tilde, no? Quindi praticamente il peso della popolazione di cavallette a cui sto applicando... Questa, uh, questo coefficiente, che non è un coefficiente, chiaramente è una serie, è un tasso di crescita in sostanza. A un certo punto si blocca e ottengo il valore che voglio quando x è uguale a 50. Quindi, poi qui abbiamo che x è uguale a 50x tilde, quindi mettiamo il valore tilde. Ok, allora a me interessa quando è la metà. Noi andiamo a calcolare se vogliamo, ok? Quindi abbiamo 4 alla 50 per p uguale 10 kg. Quindi mh, andiamo a sostituire. 4 alla 50, questa cosa si fa a mente, non è che c'è bisogno, basta ragionare, ma vogliamo farla così, quindi 10 kg. Allora io voglio sapere quando è la metà. La metà è chiaramente, implica che 4 alla 50 mezzi per P è uguale a 5 kg. Allora io dovrei calcolarmi questo valore. Allora, se effettivamente la soluzione è banale, che sarebbe andare e dire, ok, se dal da momento X al momento X più 24 ore, tempo T0, T0 più 24 ore, ho un incremento di quattro volte... Quando avrò dimezzato il tempo, avrò dimezzato anche l'incremento quindi sarà un per 2. No? Quindi alla mezzanotte esatta o a mezzanotte un centesimo di secondo, insomma, a seconda di quanto mangio le cavallette se assumo la crescita costante, cosa impossibile è impossibile, non è possibile, è impossibile, allora avrei effettivamente eh, raggiunto il mio scopo, vediamo perché Allora, questa cosa ovviamente è equivalente a dire che 4 alla 49.5 che questo eh, non è altro che il numero di giorni, no? Vedete, 4 alla 49.5 per P è uguale a P tilde mezzi, quindi a 5 kg, ok? Io semplicemente qui ho uguagliato il valore. 4 alla 50 per P uguale P tilde, ho diviso per un mezzo per un, ho per un mezzo per un mezzo diviso per 2, diviso per 2 entrambe le parti, qui ho semplificato, qui fa 5. Qui viene questa cosa, la posso riscrivere così: sì, è vero, allora, dopo 49 giorni e mezzo, cioè eh, 49 per 24 ore più 12 ore, io effettivamente avrei mai sbagliato avrei raggiunto il mio scopo, la popolazione di Cavallette peserebbe 5 kg e allora al 49 giorno peserebbe 2,5 kg e allora dopo 48, 48 giorni e mezzo peserebbe 1,25 kg e così via. Ma se noi andiamo a calcolare questo valore, ora ve lo adesso ragazzi non ve lo calcolo, ma è un valore nell'ordine, uh, se andiamo a dividere, poniamo 10.000 grammi, quindi 10 kg, per quel valore là dovrebbe uscire una cosa del tipo... 10 qualcosa per 10 alla meno 27 grammi, quindi tra, fra, zero, fra 10 alla meno 26 e 10 alla meno 27 grammi. Sapete che cosa vuol dire? Un millesimo di grammo è 10 alla meno 24. Un milionesimo è 10 alla meno 21, un miliardesimo di grammo è 10 alla meno 18, e noi nel nostro, sulla nostra Terra, adesso non ricordo, abbiamo qualcosa del tipo forse 10 alla 18 atomi, una cosa, che, cioè, adesso un miliardo di miliardi, forse un po' di più, ma cioè, parliamo di quell'ordine di grandezza lì, quindi non avremmo neanche un atomo. È assurda questa serie, no? Figuriamo quante cavallette possono aver originato la cosa. Quindi che cosa devo dedurre? Che la crescita non sia lineare ma sia esponenziale. Cioè ci sarà stata una fase, poi non lo so e eh? quindi in realtà un poi uno deve fare delle assunzioni, deve spiegarlo e dice non lo posso risolvere ma ipotizzo questo. Quindi tu vai a ipotizzare che all'inizio la popolazione sia una più o meno stabile, può essere anche cresciuta, diminuita, sì ma è improbabile e alla fine, quando io ti do il problema, avrai probabilmente una crescita di tipo esponenziale. Quindi avendo una crescita esponenziale, l'incremento maggiore ce lo hai alla fine, non ce l'hai all'inizio. Quindi se tu vuoi il valore medio, ok, il punto medio uh, facciamola così, fra questo punto e questo punto e questo è l'asse del tempo, io non posso andare alla metà di ok, quel punto finale e quel punto iniziale divido a metà. Vedete che non sto a metà questo è il peso della cavalletta, questo è il tempo. Vedete che non sto assolutamente a metà, quindi devo assu assumere, come ho detto lì in live, che la soluzione si trovi all'interno del cinquantesimo giorno, dopo la mezzanotte, fra il primo minuto della mattina e un certo numero di ore uh, successivo, no? Quindi non a mezzogiorno quando abbiamo 10 kg, ma neanche alla mezzanotte. Quindi quello che ho detto io, ripeto, è... Il ragionamento logico di una persona intelligente, poi se uno vuole andare con i paraocchi e sparare una boiata, lo può fare, ma non può dire che abbia sbagliato io, perché quella è proprio stupidità dal punto di vista concettuale di interpretare un problema con tutti i dati. E questo è interessante. Ma non va bene adesso andiamo a fare il problema più, più grave, perché mi sta proprio segnalato con i, con i, con i valori, andate lì nei, nei commenti, no? quindi guardate l'ignoranza di questi soggetti che mi prendono in giro. Ah, banco dei cattivi, ripa banco dei cattivi. È uh, 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 uh. sì, veramente, ragazzi, ma proprio. Bah, non voglio essere, essere scendere al loro livello, purtroppo già l'ho fatto, ma sembra proprio. E non sai fare neanche due più due va bene. Allora, non ha, non ha proprio mi ricorda veramente, eh, avete presente il problema di Re dove c'è eh, quell'essere che non, non fa altro che saltellare in tondo e sostanzialmente viene utilizzato soltanto per far allenare Goku, ma poi non ha alcuna utilità, ecco. Quindi magari, sì, fa, fa, fa dei, dei, diciamo, dei, dei balletti, fa qualcosa, ma non hanno alcuna attinenza poi effettivamente con ciò che Goku deve fare, ma no? quindi superata quella fase, mh, vabbè, lo, lo ignora quel personaggio, tanto non serve assolutamente a nulla, né, diciamo, nella serie sparisce. Alcun... Eh, quei commenti mi ricordano, questo tipo di atteggiamento mi ricorda, mi ricorda quel personaggio. Allora andiamo avanti. Quindi, per quello la citazione di prima: adesso mi hanno scritto. Allora lì l'esempio è veramente eh, scurrile. Quindi, ora mi, mi vergogno di, di questa parte, però devo parlarne. Allora, sostanzialmente, prendiamo un fluido, una marmellata. Ok, facciamo finta di lanciare della marmellata da un tubo a pressione. E eh, io ho detto semplicemente che eh, quella marmellata eh, avrebbe, eh, una, diciamo, seguirebbe un moto parabolico se non ci fosse l'attrito. Ora perché questa cosa è vera? E loro mi hanno scritto No, non è una parabola Come ripa non è una parabola Ah, ah, ah ignorante Non è una parabola Se nel mondo che viviamo c'è l'aria Se ti annullano il record del mondo dei 100 metri Se hai più di 2 metri eh, al secondo di vento dietro Evidentemente eh, E se c'è più di 2 contro Fai un tempo brutto Non fai il record del mondo Evidentemente l'aria conta anche per gli esseri umani Figuriamoci Per quello che stiamo considerando Ora per un corpo solido, che si assume essere sferico, una palla di cannone, eccetera, è possibile schematizzare la soluzione, quindi la legge oraria relativa. Ma noi adesso, diciamo, partiamo dall'ipotesi semplice, no? Noi stiamo sparando un proiettile di cannone con la bocca del cannone a livello del terreno, quindi, oppure un po' più in alto, ma accade su una collina, esattamente alla stessa altezza, su un piccolo dosso, la pietana del pitcher di, di baseball, quindi questo, diciamo... Questo grave viene lanciato con un certo angolo rispetto al terreno, all'asse orizzontale che chiamiamo x, un certo angolo gamma e una velocità iniziale che in modulo vale V0, quella iniziale, e non c'è attrito. Allora, che cosa succede? Questo è proprio dal primo esame di fisica del primo trimestre. Allora, il, diciamo, il proiettile può essere eh, analizzato sotto, scomponendo il suo moto eh, proiettandolo su due assi, ok? Quindi noi abbiamo due assi perpendicolari: uno è l'altezza, quindi, da, dal centro della Terra eh, ci congiunge e se ne va verso lo zenith. Dall'altro invece, immaginiamo di essere su un terreno piatto, ora la sfera la immaginiamo piatta, comunque raggiungiamo la stessa altezza. Quindi, quanto va lontano, va lontano, cadrà sempre a livello del terreno. Assumiamo quindi che l'altezza iniziale sia trascurabile. Quindi, questo questa componente y0 non ce l'abbiamo poi la aggiungiamo ma tanto cambia poco allora il, il moto può essere scomposto su due assi noi sappiamo che l'accelerazione di gravità è una sostanzialmente eh, è un'accelerazione che va verso il centro della terra e quindi la relativa forza applicandola alla massa non fa altro che rallentarne il moto verticale a un certo punto Uh, la eguaglierà e quindi a quel punto poi uh, avremo un moto uniformemente accelerato ma verso il basso, questo l'aveva già studiato Galileo nel 1600, nel XVII secolo 1663 una cosa del genere comunque, vabbè, fatto sta che a questo punto il grave scende, ora se non ci fosse attrito le due componenti sarebbero perfettamente simmetriche, cioè non avremmo altro che un oscillatore che, adesso non dico cose strane, ma in questo caso soltanto in queste due fasi non avremmo lo stesso tipo di Andamento, quando il proiettile sale, il proiettile scende. E abbiamo un moto uniforme, rettilineo uniforme sull'asse delle X, perché lì non c'è un'azione di, una, di una forza, di un'accelerazione in questo caso che rallenta il moto, no? Quindi eh, se va verso il centro della Terra, ma io mi muovo in orizzontale, eh, la parabola sarà una cosa di questo tipo. Io mi posso guardare soltanto l'asse delle X, e quindi vedrò una cosa che si muove a velocità costante in linea retta. Sull'altro asse invece avrà una cosa di questo tipo, rallenta, rallenta, si ferma per un momento che non esiste, non è il momento di inerzia, è qualcosa che non c'entra niente, quella è la resistenza di un corpo solido alla rotazione, e quindi a un certo punto riscende a mano accelera. Qual è questo valore? Ora, a livello del mare lo possiamo rozamente stimare e supporre essere circa 9,81 metri al secondo quadro, l'accelerazione è eh, la variazione della velocità, no? quindi abbiamo il tempo a denominatore S su T diviso T, abbiamo S su T quadro, quindi... 9,81 metri, quindi unità di eh, per secondo quadro. Ok, allora andiamo a vedere la legge oraria relativa e la legge oraria per essere completo me la scompongo, questo vabbè, è chiaramente il moto rettilineo uniforme e questo è l'andamento sull'asse verticale, quindi in altezza, ok? Questa è il nostro asse y, e la legge oraria avrà qui nel termine più importante, il termine quadratico, la componente G, 9 virgo, meno 9,81 m al secondo quadro, comunque in modulo è 9,81, c'è già il meno, più la velocità iniziale sull'asse delle Y, perché a seconda dell'angolo, chiaramente eh, con la stessa velocità posso salire più rapidamente o più lentamente. Che cosa cambia? Cambia che eh, noi, noi abbiamo... Eh, il valore massimo senza attrito a 45 gradi. No? Se poi l'andate a calcolare e massimizzate, vedrete che a 45 gradi un cannone che spara a 45 gradi non c'è attrito arriva più lontano possibile. Anche i lanciatori del peso, grosso modo, immagino, tendano a quel tipo di, di angolo proprio per il fatto che hanno il vantaggio di avere un peso molto grande, cioè una, una massa con una, eh, una densità molto grande. Ok, un valore RO dovrebbe essere. Eh, non, non stiamo lanciando una piuma, una bolla di sapone, ma stiamo lanciando un pezzo di ferro, e quindi è probabile che la resistenza dell'aria a trito viscoso comunque non, non ne pregiudichi più di tanto il cammino. No, ma adesso ci arriviamo alla parte più difficile. Sì, sì, no, infatti è così. Allora, questa qui è la legge oraria che ci interessa. Questa l'ho messa semplicemente così. Questo è un modo rettilineo uniforme, ok? Quindi eh, vedete l'equazione di una retta. no? però questa è la componente sull'asse delle x e la componente sull'asse delle x me la posso scomporre e capire in maniera facile, no? prendo il modulo della velocità questo è v, ma io lo assumo v0 quella iniziale che mi interessa col teorema di Pitagora me la vado a scomporre quindi v0 quadro più v0, v0 x quadro più v0 y quadro sotto radice non è altro che proprio il modulo della velocità la velocità ora è un vettore però io sto considerando soltanto il valore scalare, quindi il modulo, ok? in quel senso lì quindi l'ho messa sull'asse delle x, v0x uguale vx, quindi in questo caso, per questo specifico problema, assumo che v0x uguale vx. In generale no, ma io sto parlando di questo tipo di moto. Quindi a me interessa la componente, diciamo la proiezione di questo vettore, okay, che ha un certo modulo, una certa lunghezza, sull'asse delle y. Quindi a me interessa questa componente qui che è v0y, questa è v0x e l'abbiamo già vista. Ora v0y... Va a moltiplicare il tempo, ok? Mentre y0 non è altro che l'altezza. Se noi assumiamo che partiamo già, mettiamo il sistema di riferimento coerente alziamo lo zero eccetera questa la possiamo trascurare quindi in realtà a noi interessa soltanto questa parte qui purché il cannone parta a livello del terreno se siamo su una rupe spariamo ovviamente la gittata è più lunga perché quando arriverà a terra avrà quella componente in più e ci metterà anche di più è chiaro no? perché eh, va più in alto in proporzione avendo quella, quello scalino iniziale e eh, ci metterà anche più tempo per arrivare a terra Va bene, eh, quindi adesso andiamo a riscrivere. Qui eh, chiaramente per la goniometria classica posso scomporre eh, que quello che mi interessa nelle due componenti utilizzando il coseno dell'angolo e il seno dell'angolo, no? il coseno sull'asse delle x e il seno per l'asse delle y. Vabbè, insomma, eh, è ovvio, no? Questa cosa qui, quindi se io prendo questo angolo, questo è il coseno dell'angolo e questo è il seno dell'angolo, quindi io voglio questa componente verticale, l'altra già la conosco, e eh, quindi me la sono riscritta come coseno di gamma t per v0. E mi vado a riscrivere la stessa equazione, questa parte rimane uguale, qui ho v0yt, la componente verticale corrisponde al seno dell'angolo, quindi v0y diventa seno di gamma. E tutto qui, uh, questa non ce l'abbiamo, l'abbiamo già tolta, poi vabbè, se ci interessa possiamo anche riscrivere la stessa legge come tangente di gamma uguale al rapporto fra le due componenti, però insomma è, è relativo, è proprio per definizione di tangente, come rapporto di seno e coseno. Allora, uh, invece tornando a noi, adesso vediamo che cosa succede quando abbiamo a che fare, poi leggo i commenti. Ciao Axel, mi fa piacere che sei passato e ciao Laura, che Laura poi studia fisica. No, ci sono i commenti, mi interessano solo i commenti beceri che sono stati postati con delle falsità assurde, ma poi anche delle boiate. Allora, a me, però, hanno criticato il fatto che abbia detto che se c'è l'attrito, eh, la cosa non è, più, non è più così, no? Quindi cambia qualcosa e il modo non è strettamente parabolico. Ah, come non è una parabola! Ripa, <ride> banco dei cattivi, no, non è una parabola e ve lo spiego. Allora, l'equazione di una parabola qual è? l'abbiamo vista varie volte, no? Eh, tipo, in, in principio c'era una volta, no? Quelle sono altri tipi di parabole. Allora, facciamo che in questo caso la nostra variabile è il tempo, quindi abbiamo un certo coefficiente per un termine quadratico, più, con valore positivo o negativo ovviamente, un certo coefficiente per un termine eh, lineare, un termine, diciamo, a potenza di alla 1, e poi un termine noto, quindi ax più bx più c, ora potete prendere abc che volete, uguale y. Ok, y è una funzione, chiaramente, uh, è nel senso risente del, 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 di come varia la, la variabile indipendente che è la x, quindi y, la, la variabile dipendente, dipende da x, ok? Quindi questa è la legge oraria che mi interessa. Come la posso riscrivere? Se ho a che fare con l'attrito. Allora, dall'equazione al secondo principio della dinamica, noi sappiamo che f uguale m per a è quello, vabbè, se non siamo in un mondo relativistico con, abbiamo a che fare con uh, uh, velocità particolari, masse enormi che incurvono lo spazio-tempo, la diamo per buono, questa è meccanica classica newtoniana, non è meccanica relativistica. Quindi f uguale m per a, qui possiamo anche addirittura metterci le componenti vettoriali. Allora dobbiamo andare a tentare di razionalizzare tutte le forze che vanno a comporre la forza totale che deve uguagliare alla massa per l'accelerazione. Ora, la massa è quella della marmellata per l'accelerazione. Quindi possiamo supporre che, se anziché avere la marmellata abbiamo una palla di piombo, noi possiamo scomporcela come la forza di Archimede, che sappiamo già quant'è, ok, volume per densità per 9,81 metri al secondo quella che già avevamo <ride> è sempre la, eh, la costante dell'accelerazione terrestre poi abbiamo la forza peso e chiaramente in questo caso è negativa perché abbiamo visto prima che agisce contro ok? quindi se noi spariamo verso l'alto la forza peso ci tira a terra se saltiamo prima o poi torneremo a terra e più di un secondo non riusciamo neanche a stare in aria se, a meno che non siamo mai col Jordan ma anche lì in genere vale questa cosa chi ci arriva più un secondo quindi quest'altra componente, qui sto parlando ovviamente del modulo, ok? Uh, me la vado a riscrivere così, non vado a considerare G vettoriale, a me interessa più che altro il numero. Me la vado a riscrivere come meno Mg. Quindi G la posso considerare positiva e metto qui il, valore me, il segno meno e questa è la massa della, della palla, della biglia che mi interessa. Ora arriva il problema, abbiamo un'altra forza sempre con segno negativo che incorpora l'attrito, CD è l'attrito, ed è un numero, è uno scalare, ma dipende in particolare da che, da che tipo di, di struttura sto considerando. E, e ragazzi, uno dei problemi eh, del millennio è appunto l'equazione aver stocks, no? E quindi qui abbiamo a che fare proprio con, eh, mi sembra, la soluzione di stocks, dovrebbe essere, eh, dovrebbe essere quella, legge di stocks, scusate. Quindi la posso assumere qualora io possa ricondurre il tutto ha una struttura così semplificata, la posso assumere più o meno valere questa cosa qui, 6 π greco u no, per radice cubica di abc per v. Ora, questa, vabbè, poi vediamo cosa sono, ma in realtà questa cosa è falsa. Cioè, nel nostro caso abbiamo um, la, la tensione superficiale della, della marmellata, non è marmellata, però facciamo finta che sia marmellata, che comunque sia la tiene più o meno insieme. Ma di per sé non ha una consistenza solida, quindi si deforma e questa cosa non solo va a variare la superficie impattante, la sezione diciamo, la trasversale che quindi determina l'attrito: più superficie hai e più vai veloce, più chiaramente la forza di attrito agisce e ti frena, ti fa variare la tua velocità, okay? quindi hai un'accelerazione negativa più forte. Ma in più c'è anche una deformazione interna. Ora, senza arrivare a, diciamo, ai vari tipi di moto, fino a quello turbolento in cui succede cioè, un caos di roba, è difficilissimo da, uh, da razionalizzare. Vediamo i tipi di attrito, vediamo quale applicare. ok? Allora, i tipi di attrito sostanzialmente sono tre. Allora, abbiamo l'attrito radente, quello volvente e quello viscoso l'attrito radente però si distingue in attrito statico e in attrito dinamico ora l'attrito radente eh, se prendo eh, e mi metto a trascinare un mobile sul pavimento ecco, avverto l'attrito radente okay? tutte le varie microasperità del terreno e del mobile vanno sostanzialmente a, a, a creare una forza che eh, ne, ne rallenta la componente relativa, poi il mobile essendo rigido eh, trasporta anche a te che magari tiri eh, dall'alto cioè, all'altezza del centro di massa più o meno come altezza verticale, più o meno ti crea lo stesso problema, anzi addirittura ti frena al mentato che magari ti si ribalta quindi lo prendi più in basso, però quello fa mentre l'attrito volvente è quello proprio di un oggetto che rotola, per quello hanno inventato la ruota, Fred Flintstone ha inventato la scusa, un altro ha inventato la ruota, no? c'è anche nella mh, fin dei Simpson la battuta, il ma potevi sp sposare quel tizio che ha inventato la ruota, invece ha sposato Fred Flintstone, l'uomo che ha inventato la scusa ecco, e quindi l'attrito è chiaramente meno, meno efficace danneggia di meno, fa variare meno uh, e quindi noi per quello abbiamo delle macchine con le ruote o degli tricicli motorini, ora non so se con del livello dei commenti, e non abbiamo invece delle palafitte che vengono trascinate sull'asfalto, anche okay, perché si consumerebbero prima, si scalderebbero, una parte diventa calore, insomma, e, e creeremmo anche il surriscaldamento, surriscaldamento. contribuiremmo e invece avendo a che fare con una sfera che rotola, ma anche un cilindro che rotola comunque abbiamo una componente rotola sulla sua diciamo, componente relativa non per così abbiamo la diciamo questa rotola per così non per così abbiamo la nel nostro caso però abbiamo a che fare con un fluido l'aria l'assumiamo essere un fluido ha una sua resistenza ma uh, cambia forma cioè io posso anche fare così eh, l'ho compressa in parte o comunque ho creato dei vortici interni, immaginate un tornado no? lì lo vedete benissimo quindi lo assumiamo essere un fluido e quindi ci prendiamo l'attrito viscoso ora l'attrito viscoso non è tanto semplice da trattare e vabbè sì, abbiamo a che fare con delle equazioni differenziali che in questo caso sono risolte ma nel nostro caso no nel nostro caso dobbiamo andare a considerare una serie enorme di parametri perché c'è una deformazione del corpo stesso. Quindi, ma, cioè, ma figuriamoci: c'è una roba di una difficoltà immensa. Ah, come ripassare non lo sa risolvere? <ride> che ci vuole? Magari ci scrivi un paper, allora hai una pubblicazione su questo: prendo tot di marmellata sotto questa ipotesi, la sparo. Eccetera. Cerchiamo di stimare con la relativa pro provocazione delle incertezze dove andrà a finire, che tipo di moto avrà. Comunque vabbè, vogliamo vedere più o meno se assumiamo questa cosa che è falsa, ve lo ripeto, che tipo di equazione abbiamo, di legge oraria abbiamo, scusate. Poi per la gittata probabilmente si può fare andando per approssimazioni successive, uh, si può comunque appunto, integrare, ma uh, no, non in maniera esatta. Quindi allora andiamo a vedere l'equazione, ora me la sono anche scritta, vabbè, ma non ce la faccio neanche a scrivere nella lavagna, cioè devo rimbrattare tutta la lavagna. Comunque non è una parabola, allora, magari ve la do alla legge oraria, ma... No? Allora, y di t che è quella che mi interessa, quindi la componente relativa, il resto l'assumiamo più o meno ad essere uguale, e b, b è, rientrava all'interno di fr, cioè fr ha al suo interno l'attrito ma anche il, il coefficiente b, e comunque lì è la legge di Stokes, quindi è quello relativo alla legge di Stokes. Eh, avevamo radice cubica di abcv, eh, quindi lì esce fuori da lì. Uh, quindi in pratica, aspettate no, ancora prima, prima di scrivere questa, no? io devo partire da F uguale M per A, quindi mi vado a sostituire tutto. Uh, non l'avevo già scritta, vabbè. Comunque, da F uguale M per A mi ottengo quella cosa lì, poi me la posso proiettare su due assi come abbiamo fatto per la parabola. Ma poi mi ritrovo delle equazioni differenziali da risolvere. Quindi saranno delle cose del tipo D componente sull'asse X o Y di, di V uh, fratto di T. Quindi la variazione della velocità sulla variazione del tempo ora anche l'equazione della X effettivamente non è più così pulita, ma il problema grosso non è quello. Cioè mentre la componente, tra virgolette, dell'asse delle X si mantiene più o meno simile a questo, non è questo esattamente, ma eh, diciamo mantiene più o meno grosso modo una struttura compatibile, seppur non quella, il problema grosso ce l'ha sull'asse delle y. Sull'asse delle Y avvengono delle cose simpatiche, ora me la vado anche a riscrivere, ecco, ve la scrivo proprio direttamente. Questa soluzione ovviamente non è mia, potete anche vedervi tutti i passaggi, ma giusto per farvi capire che vagamente potrebbe essere descritta come parabola, una cosa del genere. Ora magari come, come forma gli assomiglierà pure, ma come equazione mi sembra leggermente diversa. Ora magari sarò strano io, eh che vado a confutare quello che dicono questi grandi geni anonimi che si divertono tanto a prendermi in giro ma non hanno mai trovato un controesempio, però grosso modo non mi sembra un'equazione famoso arco tangente che ci piace tanto a cui abbiamo la componente della velocità iniziale rispetto all'asse delle y, fratto sempre lo stesso valore, volendo dovremmo fare una sostituzione, visto che ci appare così, magari la semplifichiamo un pochino, ma neanche tanto. Ah, qui c'era il modulo da chiudere, ovviamente. Uh, meno logaritmo naturale di meno coseno. Vedete che più o meno qualche cosa nella struttura rimane, il problema sono i termini arco tangente, dico la stessa cosa che avevamo detto prima, V0Y su radice di a. a, sempre deriva da FR, quindi è sempre relativa alla legge di Stokes. Queste sono cose, ragazzi, che ho visto al volo, eh. non è che mi sono mai messo a fare una cosa del genere, ma tanto non otteniamo questa lo stesso, cioè... Allora, vedete che l'equazione è leggermente diversa da quella classica che conoscevamo della parabola, ma proprio appena appena. Ora, come struttura voi potete dire, sì, vabbè, ma richiama quella, quella struttura là. Forse sì, forse no, ma quando io mi ritrovo qua un termine e alla x su b, non è che mi viene in mente, è eh, la stessa cosa, posso sostituire, allora ci metto, che ne so, x quadro. Cioè, eh, Capite? Insomma, vabbè, comunque fa, fa abbastanza ridere già così. Eh, di direi che, che per noi potrebbe bastare, ma magari se avete delle domande poi me le vado a leggere. Quindi vabbè, la componente di XT la vogliamo mettere come abbiamo fatto di qua. X è chiaramente uh, riscrivibile come B, che è sempre l'equazione la legge di Stokes. Che abbiamo detto per logaritmo di 1 più v0 xt fratto b. Ok, quindi qua ovviamente abbiamo T e quindi. La legge oraria ha dentro T. Se poi voglio calcolare la gittata, o voglio calcolare eh, appunto un parametro, un qualcosa che non ha dentro T, io dovrò andare ad eliminarla, ma eh, quello sarà, sarà un altro discorso. Quindi andiamo a vedere Y di T in particolare. Ah, 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 ah. Allora, riscritta in questi termini, no? voi mi potreste dire, quindi qua potremmo anche fare la domanda vabbè ma me la faccio a voi vediamo chi, il primo che mi risponde qua dentro y di t, dove sta t? Dove, dove sta t qua dentro? abbiamo, abbiamo qualcosa che contiene t perché eh, se no dovete trovarlo esplicitamente no? vediamo un po' i commenti Axel interesse grazie No, è una... no non mi dite il falso ragazzi qua state affermando il falso eh? Rob Micheli sei tu che hai detto che è una parabola ho detto se trascuriamo l'attrito è una parabola e mi sembra in para... modo parabolico se invece includiamo l'attrito non abbiamo più una parabola perché abbiamo fatto l'esempio stupido che se lancio qualcosa per aria ci mette più tempo a scendere che a salire Vogliamo dimostrarlo, l'attrito qui agisce in questo senso: rallenta il moto, rallenta la velocità, ok? Fa variare la velocità riducendola. Qui invece ne riduce la, eh, la, la riduce, quindi l'incremento. Cioè allora attenzione! Se io sto lanciando qualcosa per aria senza attrito, il tempo è lo stesso. Ci mette tanto a salire, tanto a quanto a scendere. Mi sto nervosando, devo calmarmi. Se invece c'è l'attrito, l'attrito agisce nella direzione del modo, ok? Quindi io mi sto spostando prima sopra, non prima giù e poi su, mi sto spostando prima sopra e quindi l'altezza che raggiungerò sarà inferiore a quella che avrei raggiunto normalmente perché è la velocità iniziale. Eh, si è ridotta fino ad azzerarsi in maniera più rapida di quella che si sarebbe eh, che avremmo, avremmo avuto soltanto applicando l'accelerazione di gravità a meno 9,81 metri al secondo quadro 9,80 dipende da dove state su una montagna, sull'Everest eh, se, se siete lontani da, dal centro di massa se sì, siete al centro della Terra, figuriamoci lì è ancora più divertente perché dovete utilizzare il potenziale gravitazionale mentre riducendolo Uh, mentre scusate, avendo la, la parte di caduta, noi abbiamo un moto uniformemente accelerato, come dice Galileo, però a cui stiamo applicando l'attrito. Quindi ci tiene in sostanza in quota. Ora allora, facciamo un esempio: se lanciamo una piuma per aria, no? la piuma sale, vabbè, arriva chiaramente molto più in basso che se lanciassimo una palla da baseball perché risente molto di più dell'attrito. Ma poi inizia a svolazzare, ri rimane molto tempo prima di, di scendere a terra, perché è una grande superficie, ha una densità molto bassa, e l'aria a quel punto riesce ad avere un'azione significativa. Quindi la, la, la viscosità... Uh sta facendo il furbo guardate il video questo è quello che ho sostenuto in 2000 live ora se ti sei fatto l'ennesimo centesimo account per dire il falso non mi interessa io volevo affermare quello l'ho affermato in 50.000 live precedenti voi mi volete mettere in bocca cose che non penso cose che non sostengo e cose che vi sto dimostrando che voi avete detto che sono false per esempio la boiata della, de, delle ninfelli delle cavallette perché è proprio una cretinata assumere che quella legge possa essere lineare quando se ne va a zero dopo 12 passaggi o quello che è se ne va a un atomo ma di che stiamo parlando quella è intelligenza. Secondo voi, se vi dico allora facciamo finta di questa cosa, non la dovrei neanche dire di, di, di giocare a un gioco che non si può dire, e allora raddoppiamo la puntata ogni volta. Prima o poi vinceremo, e quindi possiamo aumentare in maniera eh, più grande più che raddoppiare la posta, e quindi vinceremo sempre. Sì, se avete un capitale infinito, ovviamente non avete un capitale infinito, e quindi perderete vi rovinerete, andrete a zero prima o poi e, e vi distruggerete completamente e morirete di fame. Allora, quella cosa nella realtà funziona così, inizia per M, ora non voglio dire quel nome, eh, il, il sistema che è una cosa sbagliatissima e folle, matematicamente assurda, però voi avete un capitale infinito, funziona, se voi avete una granulosità infinita, ce ne freghiamo della costante di Planck, eh, immaginiamo che la materia sia, sia fatta di cavallette infinitamente piccole, allora se avete cavallette infinitamente piccole potete assumere il tasso di, di replicazione costante, avete ragione voi, ma nella pratica trovate una cavalletta che pesa 6 eh, eh, per... Uh, per 10 alla meno 27 grammi Se me la trovate chiudo il canale Nessuno ha detto che è una parabola Ho detto senza attrito è un moto parabolico Se applichi l'attrito non lo è Quello volevo dire Quello è il significato tu, se vuoi mettermi in bocca cose che non penso, ah, tra l'altro, in, in questi esami li ho dati all'epoca fisica. Adesso, all'esame di meccanica, ora non ricordo se era meccanica 1 o meccanica 2, ho preso 30 quindi è una roba di proiettili. L'esame, quello con i proiettili, ho preso 30. Adesso non ricordo più proiettili che c'entrano un bersaglio. Ora non mi ricordo se era l'1 o il 2. Comunque, fatto sta che quelle cose che state asserendo per tentare di denigrarmi perché non avete alcun altro argomento, eccetera, non c'entrano con le mie pubblicazioni. Di cui vi sfido a trovare un controesempio. Quindi, visto che ora vogliamo parlare, parliamo delle mie pubblicazioni. Mi trovate un controesempio alla mia formula della detrazione? Per curiosità, è un preprint. Visto che pensi che sia tanto stupido, non avrei nessun problema a trovare un controesempio, no? O a trovare una legge generale di cui quella è figlia in maniera diretta. Dai, sto qui altri dieci minuti, però, eh, Rick, eh, ti, invito, ti invito a trovare un controesempio al paper chiamato The Congruent Speed Formula, che sicuramente avrete letto 50 volte nel vostro salottino con dieci uh, account diversi, siete soltanto uno probabilmente. Ti invito a, a pubblicare un controesempio dicendo qual è la velocità di congruenza e anche l'altezza. Puoi anche prendere un singolo passaggio: prendi B maggiore di A da A più 1 in poi, e dici per la base A questo numero intero che non finisce per 0, e per B da A più 1 in poi, da questo passaggio al successivo, io ottengo una velocità di congruenza, anche solo particolare che ha questo valore. La tua formula dà un valore diverso, e quindi la tua formula è sbagliata, perché uno di questi diffamatori, perché di questo si tratta, è andato in un altro canale, e poi venendo pure a linkarmi la. Cosa, ovviamente, una cosa assurda con il secondo account per dire che per deridere una mia foto su Instagram in cui c'è il mio teorema in cui faccio vedere eh, qual è il valore della velocità di congruenza, quando è unitario, quindi una, un ciclo, un modulo, eh, e poi quando è maggiore o uguale di 2. Quella cosa è pubblicata. Ha, 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 fa tanto ridere, trovami un controesempio: oltre che è pubblicata quella cosa, ma a prescindere, ti fa tanto ridere perché avrai infiniti controesempi, dimmene uno. Qual è eh, il, uno di quei valori non congrui a quei valori che do in modulo 25 che ha velocità di congruenza 2 o più? Lì dico B maggiore di 3. Ah, ma tu non devi dire questa cosa perché hai detto in un'altra live che mh, la, 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 si stabilizza e B è funzione di A. Sì, si stabilizza B è funzione di A, che funziona a velocità di congruenza. Se io prendo uno come valore O maggiore o uguale di 2, tutti i valori che danno uno, sono quelli e solo quelli e quelli hanno B che si stabilizza al più a livello delle basi che terminano delle basi tipo 2. Ok? Quindi ho 2, 4, 16 e poi 6 è, già sta è già stabilizzata di suo. Quindi lì ho la velocità di congruenza 1. In tutti gli altri casi ho un maggiore uguale a 2 che poi si stabilizza prima o dopo, va comunque su un valore positivo, e poi, e poi rallenta. Quindi in ogni caso, anche in maniera particolare, il valore della velocità di congruenza è sempre più alto. E ci sono le stime, poi, ovviamente, nel relativo paper. voi potete prendere delle basi anche piuttosto piccole, per esempio, vado a memoria 807, dove la si stabilizzano piuttosto tardi, ma vanno prima sul 4 e poi retrocedono a 3. E in ogni caso, la velocità di congruenza di 803, asintotica, è 3, non 1. Io sto considerando solo le basi che hanno velocità di congruenza 1 in quella formula. Quindi poi si può anche ottimizzare meglio, come ho fatto nel paper. Ma non c'è proprio niente da ridere fino a che non avete fornito un controesempio. Se non fornite un controesempio, voi state mentendo, state ridendo di qualcosa che o non capite o volete far credere agli altri che sia diversa da come è. È pubblica, è pubblicata, quindi statevi zitti. Cioè, è veramente ridicolo quello che fate, ma proprio patetico, ma, ma proprio grave. Ma poi, io, quando ho creato questo problema, ho immaginato anche a come funziona: cioè, immaginando che le cavallette si nutrono insieme, finiscono un campo e in genere agiscono di giorno, cioè agiscono in un orario specifico. Quindi la legge non può comunque essere lineare, è un problema per far pensare. Io in tutti i problemi, come quello delle, delle palline, eccetera, cerco sempre di mettere un livello più alto di lettura che ti permette di analizzare la realtà in maniera critica, non di applicare la formuletta matematica di fare un'equazioncina. Se poi voi volete fare l'equazioncina e dire che non la so fare, ma perché sia un livello più basso, non è colpa mia, le cavallette non possono esistere quindi la legge non può essere lineare questo ci dice la realtà, poi dopo che abbiamo capito che la legge non può essere lineare possiamo fare delle supposizioni a ah, panna a gradoni perché è probabile che loro vadano eh, a, a, come si può dire, razzino un campo, aumentino di numero e poi a quel punto si spostino con un tasso di replicazione che magari potrebbe assumere pure essere costante ma è influenzato da quanto mangiano, vabbè comunque Vogliamo assumere che a un certo punto ci sia una fase lineare. Se c'è una fase lineare, quella fase lineare è nella parte finale, se ha quel tipo di crescita. E poi quella parte finale lì comunque non è sostenibile. Quindi se io vi dico che le cavallette quadruplicano ogni giorno, e che dopo quel periodo lì hanno quel valore, non vi sto dicendo che è più probabile che quando abbiano quadruplicato il giorno prima, vi sto dicendo che sono quadruplicate dall'inizio, qui le ho il valore medio. Se no, non vi avrei detto dopo 50 giorni, vi avrei detto negli ultimi giorni di un periodo le cavallette hanno questo tasso di replicazione. Ma in ogni caso va argomentato, cioè in tutti i casi io posso fare un'assunzione che voglio, pure quella lì, pure che quello è il valore finale eh, che, che assumo nell'ultimo secondo. E lo estendo all'ultimo giorno ma allora tu hai supposto che il giorno prima ce ne fosse due chili e mezzo e che il tasso di replicazione fosse costante in quell'intorno lì va benissimo lo potete fare ma lo dovete dire mica lo potete assumere e basta perché se lo assumete all'inizio è falso mi hanno corretto, che male c'è, mi hanno corretto dicendo il falso. Hanno detto che io in questo momento stia sbagliando la Divina Commedia, recitando. Non sto citando la Divina Commedia, e la so. Cioè, ma che discorso, ma come quando mi dissero, eh, si dice non ti curare di loro, ma guarda e passa. <ride> e ho ancora i commenti. Peccato che la frase non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. E la so molto meglio di, chi, di chiunque possa commentare la Divina Commedia, sapete che è una delle mie passioni. E che poi nel linguaggio comune sia diventata una storpiatura di quella frase, perché come Shakespeare ne ha, date, eh, ne ha creati tantissimi, di motti, sia diventata una frase di uso comune storpiandola. se io sto parlando della Divina Commedia, dico la frase giusta, mica cambio le parole di Dante. Ma, cioè, ma capite? Allora, la parabola, il modo parabolico: ci cioè ho fatto gli esami, l'ho detto in 10.000 live, e se assumo, ve lo, lo fa vedere la legge oraria, a quadro più bx uguale z, eh, in questo caso, vabbè, più c l'abbiamo trascurato, uguale. Eh, vabbè ragazzi potete assumerla come volete qui la componente verticale possiamo prendere anche un sistema di riferimento diverso ma in ogni caso quella che si oppone al moto all'accelerazione di gravità subisce eh, la legge di, di Galileo per la caduta dei gravi e la possiamo supporre simmetrica la specchiamo e abbiamo ottenuto quello che vogliamo se sì, invece c'è l'attrito questa cosa non è vera e eh, vi assicuro che questa cosa la so pure tra virgolette in termini astratti abbastanza bene perché eh, non, non vi dico che conosco una persona che si occupa proprio di termofluidodinamica, quindi i vari tipi di modi di caos, fin da quando sono piccolo mi vengono descritti. Ora, non so le leggi specifiche, ma so perfettamente quanto sia complicato e che tipo di matematica ci sia dietro e che tipo di, di relazioni, esperimenti fatti col freon, eccetera. Ma eh, comunque in cui si parla proprio di fluidi che vengono anche lì, tra l'altro, trattati anche nella variazione di temperatura, che quindi ne determina ancora più in altera lo stato. Ora, se apriamo un rubinetto e assumiamo che l'acqua esca dritta con un getto costante eccetera. Il problema è difficile, ma può essere risolto. Se noi invece immaginiamo di avere, che ne so, un lavandino mezzo pieno, iniziamo a spruzzarci con una doccia che si muove dell'acqua, l'acqua crea dei micro vortici che vanno a influenzare gli altri, eccetera, abbiamo le previsioni del tempo, cioè abbiamo qualcosa di tremendamente complesso che va a sua volta a creare un, un modo turbolento che segue delle leggi particolari se poi aggiungiamo la temperatura, allora si sta scaldando nel frattempo Figuriamoci, non è una cosa semplice. Se poi, secondo voi è una cosa banalissima e la sapete risolvere così, ditemi qual è l'equazione. Assumiamo che della marmellata venga sparata da un tubo di diametro boh, 5 cm un chilo di marmellata scegliete voi il tipo di confettura che lo indicherete. Viene sparata a una velocità iniziale di 100 metri al secondo, eh, con un angolo di 73,4 gradi rispetto alla componente orizzontale. Voi potete stimare magari a occhio più o meno. Per approssimazioni successive dove può cadere il centro di massa di quella, di quella porzione di, di gel? Però effettivamente descriverne la legge oraria penso che in maniera esatta sia un po' difficile, ma insomma voi dovete trovare tutte le caratteristiche di come è fatta, dovete capire esattamente come esce, uh, dovete sapere pure a questo punto la densità dell'aria, perché la possiamo assumere a, a livello del mare in un certo punto specifico, la possiamo assumere sul K2, allora comunque magari cambia pure la densità dell'aria. Uh, poi in quella giornata siamo ai poli o siamo, siamo al Polo Nord, siamo all'equatore, uh, ci sono 50 ⁇ All'ombra o oh, ce ne sono meno 20, magari anche quello influenza eh, il risultato e va pure a variare la stessa densità della marmellata, che magari sarà più o meno raggruppata, raggrinzita, rigida, e quella cosa conta molto. Uh, di cosa è fatto il? Uh, il bussolotto che, che la spara fuori, come funziona la spinta con l'aria a pressione? Immaginiamo che allora abbiamo la parte sotto che si schiaccia e il resto che subisce, magari, attrito rispetto alle pareti di qualcosa che è eh, reso in maniera eh, con, con, non dico che cosa, ma con particolari trattamenti, magari particolarmente scivoloso. E allora, come esce fuori? Esce fuori in un corpo unico, esce in più soluzioni, eh, inizia a spaccarsi per aria. 100 metri al secondo sono tanti. Quindi, alla fine, cosa esce? Esce un getto che diventa, si raggruppa in palline. Escono di, 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 dei pezzi indipendenti, esce un blocco unico di gel. Che però, poi a quel punto, avendo un forte attrito dell'aria, tenderà a scaldarsi e a spaccarsi. Immagina cosa succede a un meteorite: un meteorite che arriva. Velocità molto più alte, 10 km al secondo poniamo, eh, con un'incidenza insomma importante rispetto, eh, non arriva perpendicolare rispetto alla Terra, in generale alla sua velocità. A quel punto inizia a scaldarsi e la parte anteriore si scalda prima, la parte posteriore rimane più fredda. La, la parte che si scalda aumenta di volume, l'altra rimane tra virgolette più simile al volume iniziale e quindi si spacca. Eh, molto spesso il meteorite eh, diventa una pioggia di, di meteoriti per quel motivo lì. Quindi insomma è interessante. Riesco a accettare una correzione quando sbaglio? Sì, la posso accettare, basta che venga pubblicato un paper in cui si richiamano formula per formula e si forniscono i controesempi. Lo potete pubblicare sullo stesso research get, l'ho pubblicato io o meglio su un journal peer review se criticate un, un paper peer review. A quel punto io ne prendo atto, lo commento e eventualmente integro eh, quello che ho fornito alla luce della correzione che mi viene fornita. Se invece si dice una falsità in un commento per eh, affermare il falso e mettermi in bocca parole che non ho detto, azioni che non ho fatto, tipo aver cliccato 1700 volte. Sul mio paper con, con 1700 ip diversi, questa cosa è diffamatoria fatta da account multipli ricreati che mi hanno detto addirittura chi ti protegge a Roma. Sinceramente, penso meriti l'attenzione di, di, di qualcuno che se ne occupi. Tutto qui. Quindi, quello che avete affermato è falso, non è un mio pensiero. Poi, se secondo voi ho espresso quel pensiero con delle parole che secondo voi hanno quel significato, vi ho dimostrato che non è così. Quello che avete scritto sulla. E l'ho detto in decine di live precedenti, poi le andiamo a recuperare e vediamo cosa ho detto. Non è che cambio pensiero sul modo parabolico di giorno in giorno dopo che ho fatto gli esami 18 anni fa. Ma non soltanto, voi avete affermato il falso e avete detto che, la, che il fatto che le cavallette eh, possano pesare un, mili un miliardesimo di miliardesimo di grammo, secondo voi è indifferente, anzi un miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di grammo, secondo voi è indifferente per assumere che la crescita sia costante, va benissimo. Il tasso di, re di replicazione sarà quello perché nei dati, quindi se nei dati vi dico sono Batman, voi assumete che io sia Batman perché ve l'ho dato nei dati, non è che li potete, eh, quindi se, se la matematica è questa, a me fa paura la matematica, cioè, ma non è questa, per fortuna. Rende cieche le persone di fronte a qualsiasi boiata possa, possa apparire, oppure si cerca di correggere qualcosa in maniera critica. Quello era un problema, lo ripeto, di logica. Non era un problema matematico, era un problema di logica. Ci fai un, un quiz di logica, un quiz, ok, vi faccio questo quiz chiaramente a più livelli. Ora vi faccio un altro esempio. No? Io vi posso disegnare qui. Questa struttura, immaginatela in tre dimensioni, ok? Quindi qua immaginate di vedere anche un pochino delle altre biglie. Ecco, io vi chiedo quante biglie ci sono in questa struttura? Poi allora iniziate a calcolare, va bene, qua assumiamo che la base sia un triangolo allora abbiamo un numero tetraedrico eh, abbiamo 1, 2, 3 4, 5, 6, poi saliamo quanto ce ne possono essere? 1, 2, 3 e poi ne abbiamo una, abbiamo tetractis in 3D o quello che è no? Ah, voi potete assumere quello che volete, ma voi non sapete cosa c'è dietro potrebbero esserci in prospettiva infinite biglie allineate lungo una linea e voi non le vedete, eh, potrebbe essere vuoto il centro e voi come adesso non ricordo, comunque c'è un disegno specifico che era fatto così non rende, voi dovete iniziare a ragionare su quella cosa, a chiedervi perché a chiedervi quali assunzioni implicite state facendo, così si cresce e si migliora a livello di ragionamento. Non prendendo i dati per buoni, imparando un algoritmo a memoria e lo applicate sempre pedissequamente eh, in maniera diretta, come fosse dei tori che vanno dritti verso, eh, verso, verso il, il mantello rosso. Questa secondo me non è intelligenza, intelligenza è capacità di adattarsi a situazioni mutevole, è dire perché e se no e allora che cosa sto assumendo e se cambio questo dato. Così si risolvono i problemi aperti, non si risolvono facendo quello che hanno già tutti fatto, perché se c'è un metodo qualcuno l'ha già applicato a quello che volete voi. Oppure quello che fate è un caso particolare che non interessa ad alcuno, è una variante di qualcosa che è già fatto. Voi dovete prendere il problema e cercare di affrontarlo sotto un'ottica diversa. Così si migliora. Se poi, secondo voi, eh, prendere la formuletta, applicarla dimenticandovi che ho detto cavallette, state applicando dei numeri a caso a una situazione che non, non viene rappresentata e date per buona quella semplificazione, eh, diciamo, arbitraria ed erronea, e dite che io non sono capace di semplificare e sbaglio perché complico una cosa del genere, che, che in realtà non può, non può riflettere, allora la prossima volta facciamo così: io vi dico, eh, giochiamo a scacchi. Sulla prima casella io metto un chicco di riso, poi tu metti due chicchi di riso, poi io ne metto tre, poi tu ne metti quattro, poi eh, il tizio ne mette otto, eccetera, eccetera, e andiamo avanti. Prima o poi qualcuno arriverà alla fine della partita, no? Siamo d'accordo che prima o poi qualcuno arriverà, oppure nel mondo non c'è abbastanza riso per concludere la partita? Mm, almeno in Italia. Il dubbio che 2 alla 64 potrebbe essere troppo, 2 alla 64 granelli di riso potrebbero essere troppi soltanto per chi si becca l'ultima casella. Non dico di sommare tutto il resto, e eh, vabbè, tanto cambia poco, in realtà dovremmo grossomodo raddoppiare un chicco di riso ve l'ha buono, però in generale eh, capite che la, la soluzione non può essere concretamente fattibile, questa fu una trollata che venne fatta a un sovrano, dimmi un desiderio e te lo esaudirò, voglio un chicco di riso su ogni casella della scacchiera, il tizio venne mandato a morte, perché effettivamente il re non poteva mantenere la sua parola, pur se all'inizio sembrava una richiesta sciocca, questa è la realtà, poi se secondo voi la realtà... Deve essere uh, prostrata ai numeri perché in un problema l'unica cosa che conta per voi è il numero e non che cosa rappresenta, che è nel testo stesso del problema. Io vi, io vi reputo incapaci di ragionare su un livello sufficiente per risolverlo. Secondo voi sono stupido, non so fare due più due, ognuno ha la sua opinione. A posto della sentenza, però i commenti anonimi almeno risparmiatemi, firmatemi e aspetto un controesempio. Perché il fatto che fino ad oggi, dopo milioni di critiche da decine di account finti, fake, ricreati, senza nome non sia stata in grado tutta questa massa di critici di produrre un controesempio a uno degli ultimi 5 paper che ho pubblicato quest'anno sono quelli, i risultati mi fa pensare che quei problemi siano o giusti o superiori alla portata, è più probabile alla portata di chi li critica e chi ride di qualcosa che non riesce a comprendere secondo me fa una brutta figura quando mi venne chiesto, e allora Ripa dimostrami che la formula di numeri primi che ho creato io non va bene, l'ho fatto in 5 minuti in diretta con un teorema e facendo i calcoli con Wolfram. Dal teorema di Rossero ho applicato quei numeri, ho visto che quella formula cadeva fuori e vi ho dato il valore a partire dal quale quella formula sbaglia infinite volte, infinite volte, non una volta soltanto. Io a voi chiedo un controesempio, non dovete scegliere solo una variabile, come in quel caso potete scegliere il valore di A e il valore di B. Io B vi dico che è indifferente e rilevante a partire dal valore A più 1 ma anche molto prima, vi ho detto pure sceglietevi un passaggio specifico, scegliete la base scegliete voi il valore dell'iperesponente o più facile di così, mi è stato detto allora alla base prendo 99 al t tratto 5, e neanche rendendosi conto che era uno dei casi più semplici, ho sputtanato in live questo critico che, che mi aveva postato due account diversi questa gretinata, e mi è stato scritto addirittura ma tu, tu non hai dimostrato niente, vado a dormire contento con ho ragione io, vabbè, vai a dormire contento che 2 più 2 farà 5, però ci sono i calcoli e chiunque li può rifare, la mia formula è pubblica Ora leggo l'ultimo commento, aspetto un controesempio. Se il controesempio non viene fornito, io assumo che tutto il vostro sforzo sia stato vano fino ad oggi per tentare di confutare ogni singolo risultato che abbia prodotto in quest'ultimo anno in cinque paper diversi: uno sugli scacchi, due sulla, sui covering tree e covering trail, e due sulla detrazione e la velocità di congruenza. Io aspetto il controesempio, ma nel controesempio mi si deve scrivere il valore di A il valore di B a partire dal quale io calcolo la velocità di congruenza per B. Da B, da B a B più 1, il numero di nuove cifre che rimangono frizzate, che è una cosa nota e risaputa, ma eh, ci sono le pubblicazioni, nel caso che vi ho già citato, però quel valore potrebbe essere diverso da quello che do io in maniera sintotica della mia formula. Trovatemi un controesempio. Le basi non possono finire per 0 e devo, iniziamo diciamo, da 2 in poi, 1 a velocità di congruenza 0. Velocità di congruenza positiva, va bene? Allora, A deve essere... Eh, B deve essere... Eh, maggiore o uguale di a più 1 e a deve essere non congruo a 0 modulo 10, cioè non deve terminare per 0 non deve essere un multiplo di 10 io ho una formula che per ogni possibile base per ogni possibile base associa una velocità di congruenza anzi addirittura pu puoi prendere una velocità di congruenza arbitraria e quella formula ti tira fuori la più piccola base con quella velocità di congruenza e tutte le altre quindi per ogni velocità di congruenza la mia formula vi dice quali sono tutte e le possiamo dividere per la cifra finale così è più semplice ogni cifra finale ha un'equazione voi potete prendere, mettere in quell'equazione il valore della velocità di congruenza che volete, o invertirla come ho fatto in live, che è molto semplice, e dire per questa base e questo valore dell'iperesponente, anche solo uno particolare, da più uno in poi, quella formula dà un risultato diverso al numero di cifre stabili che ottengo io, di nuove cifre, neanche cifre stabili, di nuove cifre stabili che ottengo io calcolando questa detrazione. Lo scrivete e poi verifichiamo se è vero o no. Perché quello che avete affermato nell'altra live era falso. Il fatto che mi abbiate inviato un'email, parlo con quell'utente quell lì, parlo al plurale perché ha due account, è falso. Io non ho ricevuto alcuna email e mi ha stato detto: ti ho inviato l'email col controesempio. Sbaglia tutte le volte, non tutte, alcune te lo dico domani. Non ho ricevuto l'email, te l'ho inviata, ok? Non era ieri e non me l'ha inviata neanche domani, non me l'ha mai inviata. Il controesempio non è mai stato fornito uno, tu dici che ce ne sono tutti, sbaglia per tutte. Eh? Tutte le basi tipo vicine a 99, multiple, avete visto? Insomma, una cosa ridicola. E poi in particolare mi è stata proposta, sperando che io non fossi in grado di calcolarla perché era un numero troppo grande e impossibile da scrivere, 99 ti tratto 5 come base. Quello è il più piccolo controesempio che avete trovato. Peccato che ho dimostrato in live, anche con la verifica incrociata, che quella base è esattamente la forma, che ho proposto io è veloce di congruenza 2 che già si prevedeva all'inizio. Questi sono fatti. L'utente vedo che è sparito, si andrà a creare l'ennesimo account dicendo che Riva ha sbagliato uh, qualsiasi la, 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 la divina commedia, ha detto che Uh, non, non, ci, non ci curiamo di loro, ma guarda e passa e invece non ragioniamo di loro. Ora prenderete quello spezzone e direte che ho sbagliato pure quello io. Immagino anche questo. Quindi, io qualsiasi cosa dico, eh, viene sempre tagliuzzata. Come sapete, no? eh, i delinquenti che facevano i messaggi anonimi ritagliando nei film, no? ritagliando le lettere dei giornali e ci scrivevano: eh, Ripasi, mette le dita nel naso. No? E quindi, magari il giornale parla di, di economia e poi diventa la frase: Ripasi si mette le dita nel naso prendendo l'aereo. Magari girate agli attivi, uh, poi che ne so, la I di, che ne so, tasso di interesse, la P di uh, previ previsioni del Nasdaq e poi div diventa la frase che avete scritto. Quindi più o meno il livello è questo. Io a questo punto ah, c'è un commento, c'è un controesempio. Scusa con chi stai parlando. Filippo mi ha corretto i miei errori. Filippo ha detto delle boiate enormi. Quello delle cavallette ha sbagliato lui e vi ho spiegato perché, avendolo creato, forse lo so meglio. Quello della parabola, ho sostenuto questo. Quello è il concetto che ho espresso. Non so che, che parole abbia capito. L'ho detto in decine di live precedenti. La live non parlava di quello. Se mi deve seguire in tutte le live, non ha niente da fare. Col secondo account, mi segue. Ha scritto che io ho cliccato 1700 volte sul mio articolo su Bixra mi sa che è falso, che io ho zero citazioni ah e quindi il mio in dieci anni e quindi il mio primo paper che è citato da l'Encyclopedia uh, of Smart and Dark Sequences una cosa del genere, comunque di Marius Coman lo potete trovare, quindi quella, quella pubblicazione non esiste beh io non mi sto autopubblicando i libri come qualcuno, eh? I, Quei paper sono revisionati, attenzione e quel paper tra l'altro ha come coautore un uno col dottorato al Politecnico però in generale va bene, è re revisionato gente col dottorato e ho 67 sequenze pubblicate su AISE. Ora ve le faccio anche vedere così. Tutte queste sequenze mi sono state approvate una per una, eh, se non erro, da, la maggior parte da Neil Sloan stesso. Qualcuna non andava bene mi è stata scartata, anche di recente, perché era giusto così. Molte di queste, bu buona parte, sono sulla tetrazione, quindi su qualcosa che non dovrebbe esistere. Avvisate Oase che tutte queste sequenze sono sbagliate. Di tutte queste, tranne di una, sono primo autore o autore unico. Di tutte queste e ci sono sequenze eh, tipo le costanti smart, eccetera, che hanno 9, 7, 8 o 6 citazioni. Eh? Quindi anche queste sono citazioni. Ok, quindi intanto io ho prodotto queste sequenze e Tanto ridere a chi le ha approvate, revisionate due mesi l'una, non hanno fatto. Voi che cosa avete prodotto? Mettete nome e cognome, pubblicazioni, così io potrò andare sulle vostre pubblicazioni e fare la stessa cosa che avete fatto voi. Cioè, giudicarle eh, in maniera critica. però a differenza vostra, attenzione perché potrei anche pubblicare qualcosa che, le, che sconfessa gli errori. Perché se mi capita, lo faccio. Quindi, se trovo degli errori, io posso tranquillamente prendere e pubblicare qualcosa. Ci rimetto la vita, se, se riuscirò a sopravvivere abbastanza. La dedico a quella e pubblico le confutazioni di, di, ogni, di ogni singola virgola. Ma secondo me questo non è il modo di leggere un pepper, un pepper si valuta per le idee, non si valuta per cercare la virgola sbagliata. Ma voi fate questo perché non avete altri argomenti, io vi ho chiesto un controesempio. Tu, Rick Micheli, mi sai trovare un controesempio al mio clockwise algoritmo e alla soluzione relativa, covering trail e covering tree per quanto riguarda, nel caso particolare, le tre dimensioni e l'estensione generalizzata eh, in maniera diretta. Covering trail e covering tree, 3 alla k meno 1 mezzi, unico a trovare la soluzione sono stati io per k arbitrario. È giusta o hai un controesempio? La formula dell'edizione pubblicata su The Congress Speed Formula Research Gate del 27 ottobre, revisionata 2020, hai un controesempio o vuoi soltanto criticare? Scrivo cose che fanno tanto ridere va benissimo. La pubblicazione precedente in cui propongo quelle strutture modulari che, mi avete che avete linkato in altri canali per deridermi. E avete scritto che quella cosa fa ridere. Ok, avete un controesempio, io ve lo posso anche ritrovare. Vi dico esattamente quali sono le basi che hanno velocità di congruenza 1 e solo 1, sono tutte e sole le basi con quella velocità di congruenza. Quindi vediamo un po' se cerco. Lo scrivo alla lavagna eh. Poi voi mi scrivete un controesempio, perché se non avete un controesempio e vi fa ridere un risultato originale che voi non potete neanche capire, boh, io sinceramente due domande me le farei, perché quella cosa l'avete utilizzata per deridermi nei commenti di un altro canale, attenzione, eh. e, e la, la formula che viene derisa nei commenti è la seguente, ora ve la fornisco, aspettate che la devo trovare perché non mi ricordo tutti i valori, la posso fornire anche per la procedura di congruenza 2, ma questa è la più semplice, ok? Io vi do questa formula e l'ho chiamata ipotesi 1. Voi trovatemi un controesempio. Per ogni a elemento di N tranne 1 e 2, A non può finire per 0, ovviamente, quindi tale che A non sia congruo a 0 modulo 10, o oh, fa tanto ridere quanto sono ignorante, eh, esiste un valore B' che non può essere nullo, ma può essere un qualsiasi numero naturale tale che B' prima minore di A. Such that, qui ho messo, è brutto con due punti, però insomma dai, per, per semplicità. A questo punto abbiamo che vale, che vale questo. La velocità di congruenza della base A, B deve essere di questo tipo, ovviamente la condizione l'abbiamo già messa, è uguale a 1 se e solo se, in tutti e soli i casi, in cui questo valore sia congruo ad A modulo che sia, sia tale, scusate, che se solo sia a, a modulo 25 è elemento dell'insieme C complementare che ho definito uh, per esempio la posso ridefinire anche qui come l'insieme dato da 2, 3, 4 6, 8, 9 uh, 11, 12, 13 ne potete prendere uno qualsiasi, è eh, di valore grande arbitrariamente, questa è una congruenza a modulo 25 quindi devo soltanto chiudere 25 valori 16, 17, permettetemi di andare a capo, 19, guardate, quindi sono la maggior parte, no? vedete sono quasi tutte basi che hanno velocità di congruenza 1 in generale, ce ne sono alcune che hanno velocità di congruenza 2 e ce ne sono di, con velocità di congruenza arbitraria. In tutti gli altri casi, y è maggiore o uguale di 2, altrimenti, quindi possiamo mettere altrimenti oppure nello specifico proprio specificare i valori a modulo 25. Deve essere elemento dell'insieme C. Chiaramente, questo è C complementare, questo è C, questo è C. Questo è C complementare, sono tutti gli altri casi che rimangono. No? E quindi abbiamo 0, 1, 5. Magari ho sbagliato a scriverne qualcuno sopra, poi lo ricontrollo. Qui è molto più facile. 7, 10. Questa è la formula che vi faceva tanto ridere. Ora fate ridere anche me. trovate un controesempio oppure ri ridete in silenzio. A casa vostra, non, non nei commenti pubblici. Ok, abbiamo se la base è congrua a 0, eh, modulo 25, allora, e chiaramente non, è, non, è, non finisce per 0, quindi eh, deve essere congrua a 0, modulo 25, significa che finisce per 5, 25, 75, eccetera, allora invece congruenza è 2 o più e poi qui la formula esplicita tra l'altro poi nell'altro pepe do le formule esplicite questa però è l'ipotesi 1 del pepe perché vi faceva tanto ridere in versione originaria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ok, è corretta allora questa è la formula mi dite una base qualsiasi vediamo la congruenza modulo 25 e si calcola a mente prendiamo le ultime due cifre e sottraiamo 25 finché non rimane un numero più piccolo di 25 e a quel punto diciamo la velocità di congruenza qual è applichiamo, applichiamo quel valore alla mia formula e vediamo se ottengo un valore diverso altrimenti boh mi sa che è interessante quella formula se con tutto questo sforzo non avete trovato un controesempio a qualcosa servirà no? è come se avessi trovato la formula in generale che, 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 che fattorizza i numeri primi però dite no quella formula non è interessante ma non è un controesempio però è interessante vabbè voi. è formula diretta esplicita eh? vabbè è un risultato banale e stupido, va bene. Riesce a stare sul tema? Il tema è quello: mi avete diffamato per i paper, da lì è partito tutto e in particolare quei risultati lì. Io ho pubblicato cinque paper. I paper di ripa fanno ridere, zero pubblicazioni si clicca da solo, eccetera. Va bene, benissimo. Mi trovate un controesempio a questo al clockwise algoritmo? Altrimenti muti, zitti sì, e dite: questo amatore in, 5, in un anno ha fatto cinque pubblicazioni risolvendo dei problemi aperti e tirando fuori dei, dei risultati importanti. Alcuni pubblicati su Journal peer Review, altri in versione preprint che non ha inviato. Uno uscirà, vi ripeto, su un Journal peer Review diverso. Questo mese altrimenti va bene così non so fare le addizioni ma voi non sapete neanche, eh, neanche cioè voi ridete di cose che non capite questa è la cosa aberrante scrivete stiamo ridendo tutti tre università, le mense che ridono male, neanche si va a mensa passano il tempo a ridere di me, va benissimo ditemi i nomi e cognomi di tutti quelli che ridono con un controesempio arrivederci, voglio nomi cognomi e controesempio, basta scriverlo in un paper e io parlo su ResetGate per esempio sarà un gioco da ragazzi per voi così esperti per me che non so fare 2 più 2 no? sono riuscito io a trovare un controesempio una formula su numeri primi in 5 minuti, voi non avrete problemi bene, arrivederci, ciao ciao complimenti